Due reti di Tacconi a Terzino con il vizio del gol indirizzano verso Molfetta il test amichevole contro il Barletta. 2-1 il finale al Paolo Poli, non conta per i biancorossi di Ginestra il temporaneo pareggio di Caputo. Buone le indicazioni per entrambi gli allenatori. Le formazioni: Molfetta con il 4-2-3-1, c'è Lopez a sinistra nel tridente di fantasisti con la Vop accanto a Vicedomini in regia. Linea difensiva guidata da Di Fulvio e Stranieri. 3-5-2 per il Barletta. Due novità rispetto al test pareggiato contro l'Avellino. In attacco c'è Caputo accanto a Russo con Milella preferito a De Marino in difesa, dove la Cassi è il perno. Out gli acciaccati Bramati, Marconato e Di Piazza. Avvio a marce alte, Lopez a sinistra pescato dalla Vopa, va al tiro, conclusione deviata da Milella. Ci prova poi nel Barletta Russo che approfitta di un errore difensivo. La Cirignola è eccezionale sia sul numero 23 che su Caputo, poi Cafagna calcia al lato. Al settimo passa in vantaggio il Molfetta, dalla bandierina Totaro serve la Vopa, cross con il contagiri e Taccogna di testa anticipa la concorrenza. 1-0 per la squadra di Fabio Di Domenico. Rischia la capitolazione al decimo ancora il Barletta. Paparella pasticce in aria sul pressing di Totaro, il pallone termina sul palo, poi è Milella a evitare il peggio. Gol sbagliato, gol subito. Al dodicesimo arriva il pareggio del Barletta. Schelotto da destra invita Caputo, piattone delizioso che batte la Cirignola. 1-1. Il Molfetta sfiorerà poi nuovamente il vantaggio al diciassettesimo. Lopez sprinta a sinistra e salta Milella. Paparella risponde sul primo palo da hockeyista. Il Barletta però non ci sta e con il passare dei minuti prende il possesso del campo. Al ventinovesimo Padovano va al tiro al termine di un'azione elaborata, passata per Schelotto e Caputo, sinistro bloccato dalla Cirignola. Al quarantesimo prova poi Schelotto il drop dai 35 metri. Il portiere del Molfetta è attento. Il primo tempo si chiude su questa chance per il Molfetta. Vicedomini in buca per Totaro. L'uscita di Paparella a chiudere in corner è fondamentale. Nel secondo tempo si riparte con 8 novità per Ginestra che conferma i soli Schelotto, Lacassi e Marsili. Fiducia al 3-5-2 con Glorioso in gomma in avanti. Ne cambia 3 in avvio di ripresa Di Domenico che inserisce Cesani, Pischedda e D'Argenio. Avvio lento, Sprecola ci prova dal limite su invito di Glorioso. Piattone parato dalla Cirignola. Al dodicesimo l'asse Pischedda-Lopez si attiva. Il primo crossa da destra, il secondo di testa in area anticipa De Marino ma non trova la porta. È il preludio al raddoppio del Molfetta, corner di Vicedomini, la sponda dopo un rimpallo arriva sul destro di Taccogna che da centravanti batte Guido 2-1. Al ventitresimo sfiora poi il tris la formazione di Di Domenico, la Vopa calcia botta sicura, la Cassia salva da fenomeno in estirada sulla linea. Ci saranno poi 3 chance per il Barletta. Alla mezz'ora Schelotto recupera a destra e calcia all'ingresso in area, pallone sul fondo, clamorosa l'occasione per Lippo all'83esimo. Contini pasticce in disimpegno, Ngom raccoglie e apparecchia centro area per il compagno. Manzi, appena entrato, risponde di puro istinto. L'ultima emozione della partita è su questo corner di Marsili che dalla bandierina con il destro a giro per poco non trova Barbarello e Lobosco appostati a un metro dalla porta. E l'ultima emozione della gara, finale 2-1 per il Molfetta. Ottime indicazioni però per entrambi gli allenatori.